Eccoci qua. Allora, oggi è il primo break di gennaio. Oh, ne abbiamo fatti già un bel po', eh? Ed è dedicato a questa cosa delle sessioni separate, che è un tema che mi affascina non più di tanto, ma insomma che è interessante. E l'idea è, come al solito, di scambiarci delle esperienze, così, delle impressioni a riguardo. Dunque, allora, c'è una leggenda che dice che nell'approccio trasformativo le sessioni separate sono vietate, il che non è vero, ma però, come tutte le leggende, c'è un fondo di verità, nel senso che non sono praticate come in altri approcci, per la semplice ragione che, essendo funzionali, soprattutto essendo nate, soprattutto per, diciamo, beh, diciamo che c'ha due funzioni, almeno io le ho usate con due funzionalità. La prima è quella di avere un dialogo, diciamo, più intimo con una parte da sola, che talora ha bisogno di avere questa, no, questo chiacchierata senza troppi testimoni e soprattutto senza vedere la faccia dell'avversario. E quindi la funzione è quella di creare questa atmosfera un po' più riservata, dove possono uscire, diciamo, la parte possa essere più a suo agio. La seconda funzione è naturalmente quella del mediatore che vuole, come dire, trarre delle informazioni utili avendo una sua agenda in testa e quindi utilizzare strategicamente queste informazioni. Beh, nell'approccio trasformativo tutto questo in realtà serve a poco. La seconda cosa certamente non serve a nulla, nel senso che il mediatore per definizione non ha questa agenda appunto in testa e quindi non usa gli incontri separati con le parti da sole a questo fine. Può però invece capitare, e a me capita, direi non spessissimo, ma insomma, talora capita che una parte abbia il desiderio, abbia la voglia di avere questo incontro intimo per sfogarsi, per raccontare la sua storia. Il tema è quindi se sia anche in questa ipotesi funzionale e utile, perché la tesi di cui vorrei discutere oggi e vorrei sentire la vostra idea è che questo, che sembra tutto sommato un supporto nobile, come minimo, utile, eccetera, possa in realtà essere negativo. Nel senso che possa amplificare il solipsismo nella parte. Possa, se da un lato aiuta, se volete, a fare qualche passo avanti in termini di empowerment, possa fare due passi indietro invece in termini di recognition, cioè della capacità come dire, comprendere anche l'altro, la posizione dell'altro, quello che dice l'altro, la capacità di ascolto e così via. Cioè, io ho notato in parole povere che se nelle sessioni separate ottieni in effetti di fatto dai questo supporto umano, il più delle volte si trasforma questo in un'occasione per alimentarsi, per l'autoalimentazione del solipsismo che c'ha la parte. No, ecco perché gli altri e così via, glielo dica lei e così via. Sì, volentieri, però vorrei anche sentire i colleghi. In realtà, sì,
Mi piace, ti ricordi anche un'altra denominazione di sessioni separate, i caucus, perché questo rievoca proprio Scusa, come la chiami? caucus. Forse Ah, sì, sì. caucus. Caucus, sente? Sì. Perché questo termine è paradigmatico di un modello. I caucus erano soprattutto nei libri tipo Getting to Yes, sono descritti come degli strumenti che vanno nella definizione che tu dicevi prima, cioè quella non tanto di entrare in intimità con la parte, ma di permettere al mediatore, naturalmente in un approccio che non è quello trasformativo, di seguire una propria strategia, cioè di passare da una fase che è quella dell'esplorazione delle parti a una negoziale, quindi spostando l'asse da quelle che sono le posizioni agli interessi, e i caucus servivano proprio ad aiutare di più il mediatore secondo questo approccio. Se questo non è l'approccio, ma se l'approccio è diverso, se l'approccio è quello trasformativo, tutto questo cambia naturalmente prospettiva, come dici tu. E forse nell'approccio trasformativo la sessione separata accentua invece quel rapporto intimo che la parte chiede con il mediatore per varie ragioni. Detto questo, però, anch'io sono dell'idea che il rischio sia quello di l'approccio trasformativo aumentare il solipsismo e diminuire la recognition perché manca un'interazione con la controparte, con l'altra parte. E quindi cosa fare? Mi è piaciuta la tua provocazione iniziale, non è che sia vietato nel modello trasformativo, cioè che i discorsi, nulla è vietato. E tutto è, come dire, è sperimentabile. Però ho riscontrato anch'io questa diminuzione dell'empowerment e della recognition e questo aumento come dire, del solipsismo e anche di una de demonizzazione non corrisposta con l'altro. E questo rende un po' più difficile il dialogo costruttivo. Quindi esperienze ne ho avute più di una. Cosa si può fare in quel caso? E questa è una domanda che rivolgerei un po' a tutti. Così può fare in che senso? Concretamente, se una parte ti chiede esplicitamente io vorrei una sessione separata con il mediatore. Molto volentieri. Per chi non ha pratica dell'approccio trasformativo, magari 20 secondi di spiegazione sul di che cosa parliamo da un punto di vista proprio pratico sono utili. Cioè, mentre in approcci diversi, in particolare in quello facilitativo, il processo è guidato dal mediatore, che a un certo punto dice, ad esempio, beh, penso che adesso sarebbe il momento, di magari ci vediamo separatamente, che dice, comincio con lei, lei magari può attendere un quarto d'ora, va a prenderci un caffè. Le dispiace, in questo modo, cioè la sessione separata è una modalità che in qualche modo viene determinata dal mediatore. Ecco, nell'approccio trasformativo invece il processo non viene guidato dal mediatore, ma viene costantemente la responsabilità su come procedere viene lasciata alle parti e quindi sono le parti che si auto-organizzano. La cosa sembra un po' difficile, un po' strano da capire perché uno dice: ma è una salta fuori un casino, no? In realtà così non è. Le parti si auto-organizzano abbastanza bene, e nei fatti capita abbastanza di rado che una parte dica quello a cui accennava Antonio: dica, scusi, mediatore, potrei parlare con lei da solo. Quindi capita abbastanza raramente. Le parti stanno il più delle volte insieme nella sessione, che tende a essere un po' più corta che in altri modelli, nel senso che tende ad essere un'oretta, due. E
nel senso che è il termine fisiologico per poi essere stufi e dire adesso basta, ci vediamo fra una settimana, fra un mese, però le parti tendono a parlarsi, no? E l'interazione, cioè il dialogo, è quello che il mediatore stimola. Però, ciò detto, può capitare effettivamente che una parte lo chieda. Cioè anche, scusa, anche i legali. I legali, bravo, sì, sì. I legali più spesso. Più che le parti, sì. Allora, a quel punto, sì, tu dici, perché no, molto volentieri, sì, eccetera. E che cosa succede quindi quando c'è questo stacco, questa cosa qui? C'è che l'interazione fra le parti si chiude, perché ovviamente una va da una parte, una va dall'altra, e rimani tu mediatore con la parte. E quello che puoi fare, appunto, è quello di starla a sentire, parlare delle questioni che la parte vuole affrontare e così via. Ripeto, essendo fuori dall'obiettivo del mediatore nell'approccio trasformativo, quello di raccogliere informazioni per usarle strategicamente, questo tipo di conversazione è una conversazione di appoggio che aiuta, no? Sì, sì. Le parti. Sì. La parte. Ma ecco, la mia sensazione è che molto spesso questo, se è utile sotto un certo profilo, può avere questi aspetti negativi dall'altro, perché una parte si monta, no? E il mediatore, d'altronde, non può neanche fare il, come dire, il controbilanciamento, perché sennò prenderebbe un ruolo interpretando, che so, le istanze della parte assente. Vabbè. Carlo, tu dici si monta. Perché invece non si può dire il contrario, si sfoga? Cioè, montarsi vuol dire riempirsi ancora di più di emozioni. Sì. Si sfoga al contrario, vuol dire buttarle fuori. Perché alla mia esperienza, a me è successo tante volte questo, invece che nella separata la parte si sfoga, e questo permette poi di tornare nella congiunta, che siccome si è sfogato è più disponibile invece a colloquiare, a scambiare, a aprirsi con l'altro. Forse, siccome tu dici si monta, e allora io ho pensato si monta perché in qualche modo si sente appoggiato dal mediatore, cioè il fatto che è in separata si sente che se lo può tenere, sentire come suo alleato. Sì, 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 a volte ho avuto questa sensazione, esatto. Ecco, perché secondo me è lì sta il mediatore, sta quello, certo, che passa al mediatore. Certo, sì. Cioè, io ti parlo della mia esperienza, cioè a me, allora, tendenzialmente se faccio le separate perché me le chiedono le parti, poi può essere anche che la chieda anch'io, ma molte volte per questo motivo, perché penso che magari se vado in separata la lascio sfogare, perché io sono molto sincera, il mio timore che magari se rimango in congiunta, poi magari è un limite mio e ci mancherebbe altro, il mio timore che magari l'altro non riesce a accogliere le sue emozioni e salta tutto. Allora dico, vabbè, se magari lo vado in separata, gli do il permesso, tra virgolette, fa ridere dire permesso, cioè si sente lui più libero di sfogarsi, questo poi mi dà la possibilità a lui stesso, in realtà, di poi essere più aperto. Cioè a me è successo molte volte questo. Questo è interessante. Sì, sì. Sì. No, trovo anch'io interessante questo. Non l'avevo considerato sotto questo punto di vista. Potrebbe essere, a me non è mai successo, ma potrebbe essere che in una separata con un ascolto di un certo tipo, con interventi di rispecchiamento, di riassunto, esatto, la parte si senta supportata e più incline a riaffrontare l'incontro con l'altra parte. Sì. Paola, scusa. In che tipo di mediazioni, di contrasti, hai riscontrato questa possibilità?
commerciali? Allora, in generale, sicuramente maggiormente in quelle dove c'è più un rapporto personale tra le parti. Per cui che siano padre e figlio, che siano fratello e sorella, cioè lì a me è capitato tantissime volte in mediazione dove c'è il gelo, ma il gelo in realtà vuol dire che è un'emozione controllata. E allora se tu mi controlli l'emozione, comunque uguale, non sei disposto, cioè non sei lucido a ragionare. Allora, che poi, uso anche questo termine, anche un escamotage per me, dire, magari penso, ma magari se andiamo in separata, do la possibilità all'altro di sfogarsi, butta fuori un po' di emozioni e poi è più disponibile. Però voglio dire, cioè, questi esempi che vi porto perché li ho provati e sono efficaci. Sì, interessante. Interessante. A me non devo dire che non ho mai registrato questa tua stessa sensazione. Beh, magari c'è qualcun altro che ha... Ecco, appunto. Scusate, volevo chiedere a Paola, ma secondo te da che cosa dipende il fatto, magari dandoci qualche esempio che ti è capitato, qualche caso concreto, cioè secondo te perché la parte non si sfogava in mediazione quando alla presenza degli altri e invece con te in separata sede si è aperta? Cioè da che cosa... E di peso da quello che poi ho potuto comprendere, perché magari erano situazioni di anni che e si erano anche emozioni amplificate, anche orgoglio, anche vergogna, cioè comunque una somma di emozioni, e che c'era anche timore magari o anche appunto vergogna di mostrare all'altro, perché erano situazioni di anni, cioè ecco, poi ecco, in quelle situazioni non è che io faccio domande, cioè la parte si sfoga, quindi vuol dire che butta fuori quelle emozioni, quindi però in linea di massima è questo, ecco. Cioè situazioni incancrenite, ecco, usare sempre termini non legali, non giuridici. Sto pensando che forse la differenza che notiamo è perché noi questo tipo di supporto lo diamo già con le parti presenti. Quindi diciamo la caratterizzazione del supporto che diamo all'interazione fra le parti è proprio quella che comprende anche questo tipo di possibilità di esprimersi e di esprimere le emozioni non bloccata dal mediatore, non solo in maniera esplicita, tipo oh basta discutere così ad alta voce, i toni vanno usati, ma anche implicitamente considerando un setting magari più formale, queste cose qua, ecco. Quindi forse la differenza, comunque è molto interessante Paola questa, non ci avevo mai riflettuto. Non so, magari è un'incapacità mia poi di rimanere congiunta. Cioè, adesso per esempio mi viene in mente una delle ultime mediazioni che mi è capitata, forse te ne avevo anche accennato, di un padre e di una figlia. Situazione di 5-6, che risale a 5-6 anni fa, dove non si parlavano. I bei casi familiari. E quindi, cioè, tu percepisci questo gelo, questo controllo delle emozioni, e poi vai in separata e vedi che c'è proprio, cioè, anche fisicamente vedi che si rilassa, no? E inizia a raccontarti. Io sto zitta. Certo. E poi dopo, quando si... Poi è già diversa, poi quando si torna in congiunta si è fatto un pezzettino in più in realtà. E quindi si riparlano. Sì. Cioè, un pezzettino, no? Un pezzettino con molta delicatezza. Sì, sì.
Interessante. Paola. Sì, no, ma è vero quello che dice Paola, è vero, cioè uno dei vantaggi della sessione separata può essere quello proprio di così aiutare qualcuno a scongelare la sua, come dire, autorizzarsi a parlare, ecco, che tante volte c'è un po' questa rigidità. Io le uso molto poco le sessioni separate, però effettivamente questo è uno dei casi in cui possono fare qualche cosa di utile. Il punto è capire cosa me ne faccio poi di questo momento con la sola parte, nel senso che questo sfogo poi, per come vedo io il lavoro che devo fare in mediazione, deve portarmi anche a capire perché questo sfogo, questa apertura c'è stata solo nella sessione separata e che cosa osta a potersi aprire, a poter parlare nella sessione congiunta. Quindi capire se il tema è di, non so, un timore di ingaggiare una conversazione con l'altra parte perché c'è un po' la paura che si inneschino delle dinamiche che non si vogliono. E quindi questo può aiutare a decidere insieme alle parti come vogliono disegnare la loro conversazione. Quindi che cosa non vogliono che succeda nella conversazione per poterla rendere possibile. Sì. Quindi in una situazione del genere, che mi è capitata, perché Paola ha riferito, diciamo, una situazione molto frequente, perché poi quando si entra in mediazione spesso si è un po' corazzati, no? Quindi mi preoccupano di più quelli che non parlano piuttosto che quelli che arrivano arrabbiatissimi, perché sono magari quelli un pochino più difficili da far aprire, no? Il punto è appunto dopo dire bene che cos'è che ha impedito di dire queste cose in presenza dell'altro e soprattutto capire se c'è una motivazione a dirle in presenza dell'altro, perché è vero che c'è uno scongelamento, ma la sessione separata, a mio modo di vedere, non può che aumentare in alcuni casi quella visione, diciamo, solipsistica della vicenda, no? Cioè di solito nella sessione separata quello che spesso succede è che col mediatore non si fa che rafforzare le proprie idee, i propri concetti, le proprie pregiudizi, e quindi non c'è, manca proprio quella situazione in cui ci si mette a prova per cominciare a cambiare un po' il proprio punto di vista verso l'altro. Quindi sì. Cioè, diciamo, diventa un momento magari anche confortevole, ma non, che poi non, se questo poi non viene portato a uno step successivo in cui ci si autorizza a ridire queste cose insieme all'altro e quindi a, come dire, a empowerizzarsi quindi allora si rischia di così mantenerlo come un momento in cui ognuno racconta la sua vicenda, vede le sue cose a suo modo, ma non si fanno dei grandi passi avanti sul piano della relazione. Magari questo poi aiuta sull'accordo, quello magari sì, però io punto di più sulla modifica della relazione fra le parti e quindi sulla loro capacità poi, modificando la loro relazione, di venirne fuori. Sì. Non nego che dal punto di vista dell'acquisizione di informazioni, della sostanza, del cosa, la sessione separata possa essere utile, questo sì. È un po' meno utile sul piano della dinamica dell'interazione fra le parti, secondo me, però questa è un po' la mia visione. Da un punto di vista pratico, io sempre sto pensando a quello che diceva Mario e anche a quello che ha detto Paola prima. E da un punto di vista pratico, se penso alle mie ultime 5-6 mediazioni in cui ci sono state sessioni separate, quindi andando anche un po' in là nel tempo, la parte, e soprattutto la parte più che l'avvocato, batteva sempre sugli stessi concetti, cioè aveva questo refrain. Cioè, e l'unica cosa alternativa agli stessi concetti erano delle pretese, cioè lui ha sempre fatto così, non si è mai dato da fare, adesso mi chiede, ma sono io che invece gli chiedo, ma non c'era nessuna forma diversa di comunicazione, dichiarazione con me. Quindi anch'io ero un po', a parte l'ascolto naturalmente, ma mi sentivo improduttivo nei confronti della parte.
non so tu o gli altri che sensazioni abbiano avuto. Quindi è molto interessante quello che dice Paola, perché lei dice che in questi incontri con una sola parte, la parte si sfoga e poi sta meglio. A me raccontano una storia. Sì. Non è che vanno avanti con la pretesa. No, perché tu adesso hai parlato di pretesa, come se la parte insiste. A me quello che è successo invece mi raccontano quello che ci sta dietro. Cioè, non lo so perché, cioè, però a me succede questo. Certo. E a questo punto è come se si togliessero un fardello. Poi io sono d'accordo con Mario, cioè è chiaro che non deve servire solo a quel momento, ma in realtà non serve solo a quel momento, perché se tu ti sei tolto questo fardello, poi in realtà quelle cose tu loro le riferiscono poi anche in congiunta, ma la modalità è differente, e nel momento in cui è una modalità magari anche più tranquilla, cioè non così accorata, permette anche all'altro di accoglierla, perché non tutti sono in grado di accogliere le emozioni forti e permettere uno scambio di emozioni, cioè, come dire, anche qua uso termini, ridimensionare in qualche modo l'emozione, ma non perché l'hai compressa, ma perché l'hai, diciamo, un attimo decantata, magari passa meglio e l'altro la riesce a recepire meglio. Perché, cioè, a meno, io vi riporto le mie esperienze, a me no, questo è successo. Utile, molto utile. Ma avete esperienze al riguardo? Non tanto per l'utilizzo di raccolta di informazioni, perché questo, vabbè, lo sappiamo, abbiamo visto, ma riguardo alle dinamiche cui accennava Paola o ai timori cui accennavamo io e Antonio prima, anche Mario mi sembra, cioè del fatto che si alimenti il solipsismo in queste occasioni. Sì, allora, al di là del fatto che è proprio un bel momento produttivo per l'approccio facilitativo, diciamola così. E io mi sento che più invecchio meno le uso, non so perché, e non, mi devo fare delle domande, a volte non ho voglia di fare, però è come se mi venisse una pigrizia quasi da dire no, siamo qua, parliamone qua, a meno che proprio non emerge una necessità, anche perché magari può essere che l'aggressività si faccia un po' troppo evidente, allora anche dividerli può non fare male, però sarà che io poi arrivo anche da una preparazione da counselor, quindi se il motivo per cui faccio una sessione separata, che magari una delle parti è agitata, comunque non riesce a essere abbastanza produttivo, concentrata sulla questione, io poi adotto questo approccio, quindi di diciamo sostegno nel qui e ora per riportarlo nella condizione per poi riunirlo all'altro. Quindi a me non capita questa cosa che si accentui anche un'autoreferenzialità, ecco, questo no. Quindi o la uso proprio a livello becero, diciamo, da facilitatore, quindi allora posso fare determinate domande, insomma posso aiutare a ridisegnare la questione sotto un altro ottico, oppure perché posso essere da supporto rispetto a un momento di crisi che mi rendo conto che vanifica un po'. È facile farlo in quella sede che non quando hai tutti insieme? Ecco, da counselor sì, è meglio separarli. Poi io non ho una preparazione da trasformativa, cioè io so qualcosa, ho fatto, però non mi azzarderei mai a applicare un metodo per cui non sono abbastanza. No, interessante. Okay. Quindi il counseling è più rivolto alla persona. Chiaro. Sì. Allora ogni tanto insomma metto a posto due bulloni e poi ritorniamo. È il gran minestrone, insomma, che uno quando fa sto lavoro piglia da tutte le parti. Questo è interessante. E hai toccato anche, se può essere un ulteriore argomento per chi poi interviene, un aspetto particolare a cui non avevo pensato fino adesso, ma che è
abbastanza cliché, cioè che i mediatori più acquisiscono esperienza e più tendono a tenere le parti insieme. Questo è un fenomeno che si riscontra indipendentemente dall'approccio che viene usato. E sembra quasi che i mediatori più inesperti ricorrono subito alla separazione delle parti perché non riescono a gestire situazioni evidentemente di... No, che direi, anche per aggrapparsi a una procedura, no? Tu sai che dopo, dopo il punto così, di allora adesso sento uno, poi sento l'altro, è un po' avere quasi dei binari, no? Che aiuta all'inizio. Però la cosa interessante è perché... Da più esperto tendi a usarle meno? È una bella domanda. Forse perché sì, c'è meno insicurezza, cioè o si acquisisce qualche strumento in più per gestire la riunione plenaria, mettiamola così. Okay. Quindi, credo. Meno paura del conflict talk. Okay. Sì. Forse perché meno esperto si ricorda quello che gli hanno insegnato, la procedura, e cerca di attuarla un po' automaticamente. No, io credo che abbia paura del conflitto, paura di gestire situazioni in cui le parti alzano i toni o se non alzano i toni. Questo dipende dal carattere del mediatore. C'è il mediatore che resiste di più, quell'altro resiste un po' di meno. Ma probabilmente anch'io, quando a un certo punto ho cominciato, seguivo un pochettino di più la traccia che mi avevano insegnato. Man mano col tempo, invece, mi ha dato alla situazione. Ok, questo è interessante. Se posso aggiungere su questo, un altro motivo per cui vedo utilizzare molto le sessioni separate... E anche perché spesso il mediatore sente su di sé la responsabilità di dover fare qualcosa perché le parti risolvano. Ed è difficile uscire da questa logica, no? Quindi restituire alle parti la loro responsabilità di risolvere il problema o di mandare tutto a quel paese, cioè è una scelta loro. Mentre invece vedo che spesso, anche parlando con altri colleghi, c'è un po' l'idea che si senta su di sé l'idea, oddio, adesso devo fare qualcosa, devo scogitare qualcosa perché questi facciano dei passi avanti o arrivino a una soluzione. E uno dei modi, se vogliamo, è anche questo. Quindi questo è anche una delle ragioni per cui lo vedo spesso utilizzare. Sono d'accordo con Carlo, c'è un po' la paura di stare dentro il calderone del conflitto, l'incertezza, l'impasse, tutto quello che si vuole, insomma. E questa non è una cosa che si acquisisce, ma è abbastanza innaturale anche per i mediatori, insomma. Non è una situazione non tanto confortevole. Così. Allora, dunque, io sono in realtà una utilizzatrice delle sessioni separate, però ecco, soprattutto, diciamo, non quando ci sono situazioni in cui i toni sono alti, perché preferisco che si sfoghino. Perché serve sempre, a volte il tono alto fa capire anche all'altra parte che magari la situazione l'ha in qualche modo colpito, offeso, rimasto male, eccetera. E quindi può, secondo me, ecco, far in qualche modo un po' di riconoscimento, ecco, reciproco. Magari tutte e due sono arrabbiati, ecco, non sono quella che subito li stoppa, perché ritengo che a volte, come ha detto prima Paola, fatto lo sfogo, magari uno, ecco, fa capire quello che ha dentro. Allora, io in genere ricorro quando magari dopo aver fatto un minimo parlare, perché in queste situazioni in cui le parti si parlano poco, spesso parlano gli avvocati. Se vedo che, diciamo, per come viene esposta la situazione, c'è voglia di sfilarsi dal tavolo, allora io faccio la separata, perché probabilmente a volte c'è da capire qualcosa che non viene detto, eccetera. E a volte, facendo queste separate, come diceva anche Paola, forse anche il fatto che ci sia una persona che dà ascolto, magari la persona si sente capita
E poi forse, ecco, quando poi si fa la sessione congiunta, in qualche modo ha avuto già un primo riconoscimento. Poi a volte può servire, se magari c'è qualcosa che sfugge tutta la situazione e mi accorgo che c'è, come dire, il freno a stare in mediazione al tavolo. Magari mi può servire a capire se c'è una preoccupazione o meno, ecco. E poi, appunto, spesso magari quando le parti non parlano, ecco, forse nella separata c'è la possibilità di ascoltare qual è, diciamo, il vissuto. Poi è chiaro che sono vissuti diversi e poi bisogna capire, ecco, come in congiunta farli ritornare insieme. Dunque, Quindi tu alla io posso fine. dire. Prego. Allora, dico solamente questo. Allora, ultimamente, allora, con questo discorso delle videoconferenze, allora, mi sono trovata in una familiare che c'è un po' di complicazione, veramente di complicazione a far parlare le parti. Meno male che mi è venuto di dire: possiamo fare un incontro separato, uno in un giorno, in un altro, insomma. E perché? Perché, per esempio, cosa che avevo chiarito, conoscendo gli avvocati di una parte, mi sembrava strana la situazione. E poi, facendo la separata, mi sono, perché dicevo, sono sempre state persone ragionevoli e ora c'è questa. E capire questo è stato per me importante, perché io non posso forzare se non vogliono concordare o se non vogliono stare senza gli avvocati, i genitori a parlarsi. Quindi, capendo questa situazione, io non accelero. E per me è importante, perché io non, per dire, a volte nelle separate mi capita di fare l'avvocato del diavolo, che magari la parte dice: ma questa che è dall'altra parte? E io chiarisco, perché uno si deve un attimino mettere anche nel pensiero dell'altro, e deve fare questo perché non sto mai per l'accordo. Le persone, se lo vogliono fare, lo fanno, ma non devono mai uscire con una cosa che è stata in qualche modo guidata, perché poi si rischia di arrivare a casa e dire che ho fatto, e questo non è una cosa che voglio assolutamente, perché o sei capace di far raggiungere l'accordo alle parti, ma non che insomma in qualche modo alla fine le guidi te. In un'altra mediazione invece, che con aspetti familiari, praticamente è morto il figlio e il padre è risposato con due figli, quindi hanno chiesto di rivedere la quota di questo figlio. Allora, la questione è stata che, dovendo fare questa videoconferenza, io non sono neanche molto brava a fare le separate, però mi era giunto chiaro questo discorso, diciamo, di non voler far confrontare le parti, cioè la madre e il padre con questi due figli avuto con la seconda moglie, la compagna, insomma, quello che era. E sinceramente è stata una cosa molto brutta per me, perché se io avessi potuto fare una separata, avrei potuto accogliere il dolore di questa donna. Perché comunque, per quanto io ho ributtato che entrambi i genitori hanno la sofferenza della morte di questo figlio di 48 anni, quindi francamente molto giovane, però mi viene da dire: il padre ha questi altri due figli, questa donna, insomma, un grosso dolore. Quindi il mio dovere, ora la cosa, niente, si è chiusa, non ho capito se forse perché si confrontavano, perché dovevano vedere della documentazione. Io più in là, francamente, all'avvocato dirò di dire alla parte, molto, molto più in là, che io sono rimasta mortificata del fatto che non ho potuto, ecco, dare nessun ascolto a questa donna. Ecco, magari non serviva a niente, però questo mi è mancato, e quindi l'incontro separato serve anche a questo, che le persone comunque vengono in mediazione e trovano qualcuno che
li ascolta e accoglie il loro dolore. Poi magari l'aspetto dell'accordo è un'altra cosa. Quindi questo sinceramente ultimamente ho notato queste cose. In uno è stato importante farlo perché non ero convinta del comportamento degli avvocati, ho chiesto le separate, nell'altra non potendolo fare e mi è rimasto questo peso. Interessante, grazie. E poi a volte anche gli avvocati, quando sono loro che ti accorgi nelle separate, lavori sull'avvocato senza, diciamo, coinvolgerlo o sembrare che lo attacchi, perché comunque io il rispetto per l'avvocato ce l'ho sempre. Scusatemi, ma qualunque se ne può parlare male, però con il cliente in mediazione va rispettato. Ok. Qualche altra Volevo esperienza? Dai. cambiare un attimo così registro, ma io noto, non so se anche negli altri, cioè noto in me stessa quando incontro le parti separatamente, una maggiore tentazione, adesso uso una parola forte, volutamente manipolatoria, mia in me, cioè, o meglio, devo fare molta più attenzione a mettermi in una posizione, no, di vero ascolto e di non provare in qualche modo a guidare, indirizzare, anche inconsciamente, cioè proprio una cosa che ho notato in me stessa, quindi so che devo fare attenzione, no? È come se quei momenti, forse il mio essere anche avvocato, che vedo una parte da sola, che è il mio cliente, che è ancora, diciamo, parte preponderante del mio lavoro, così mi facilita in questa cosa, però credo che bisogna fare attenzione in quei momenti, perché sicuramente c'è la tentazione della parte di, no, agganciarsi, attaccarsi alla giacca del neutrale, ma ci può essere anche il contrario, no? In qualche modo il rischio che anche il neutrale si senta più libero, più, non lo so, perlomeno questo. Per me, io cerco sempre di favorire il protagonismo delle parti e ho notato che qua devo fare attenzione. Interessante. Sì, molto, molto, molto. Lo condivido molto. Io invece saprò l'altro aspetto, quello che vedo, il solipsismo della parte che si alimenta. Sì, però c'è anche questa, magari inconscia, come dice Francesca, Però anche sì, è questione. chiaramente un terreno più scivoloso. Sì. No, allora, solo due, così, due osservazioni. Allora, un po', condivido tutto quello che è stato detto, e quello che ha detto Carola, mi ha interessato, insomma, essendo anch'io counselor, no? E, io, a differenza, di lei, cerco di utilizzare, l'esperienza di counselor anche nella sessione non separata, forse perché, come è stato detto adesso, è vero che nella sessione separata c'è un po' quasi il desiderio, no, di avvicinarsi di più alle parti. E invece, quello che io mi chiedevo prima, riflettendo su tutto quello che è stato detto, è uno sfogo di una parte fatto in sessione separata con il mediatore. È uguale a uno sfogo fatto in sessione congiunta davanti all'altra parte. Cioè, voglio dire, il passo avanti, diciamo, di cui parlava prima, mi sembra Paola, è un passo avanti, ma verso che cosa, no? Allora, stavo un po' riflettendo su questa cosa qua, perché è molto interessante e capire perché è un passo avanti, sicuramente nel sostegno, nello sfogo alla persona, però poi in effetti, per quanto riguarda la relazione con l'altro, mi sto chiedendo se sia servito o meno, insomma, ecco, una
Posso? Certo. Io posso rispondere solo quello che ho visto. Quindi perché proprio da un punto di vista non deve pratico. Essere una mia opinione quella che io esprimo, ma perché non può esserci un'opinione, c'è solo un dire, io ti dico quello che ho visto. Certo. Io ho visto un cambiamento. Cioè, se nel momento in cui poi si torna in congiunta c'è un cambiamento nella relazione. Certo. Parliamo di piccoli cambiamenti, certamente. Però, cioè, si percepisce. Sì, sì, perché è vero che tante persone non sono pronte, non sono in grado di affrontare magari toni violenti o come spesso capita, no, in mediazione da parte magari dell'altra parte. Quindi, da quello che capisco io, intendi dire che si fanno dei passi avanti perché la persona ha comunque avuto, diciamo, la possibilità di sfogarsi, torna in mediazione e si pone in maniera diversa, in questo senso, se non ho magari, capito male. No, poi anche quello che dicevate prima, no? Cioè, quindi l'accoglienza, forse anche per quello, cioè non mi sono mai chiesta perché, devo dire la verità. Io sono stata solo a vedere, quindi cioè, ho sperimentato. Sì. Forse perché appunto magari ha questo momento di accoglienza e poi non è che non esprime più l'emozione di prima, è come se la esprimesse in modo meno forte. Cioè non è che sparisce perché l'emozione rimane, giustamente come fa a sparire. Cioè se uno è arrabbiato, cioè parliamoci di emozione, se uno è arrabbiato, quindi non è che la rabbia non ce l'ha più, però è una rabbia più stemperata e quindi questa espressione di rabbia più stemperata, ma forse allora, forse la stessa parte che si pone il timore di esprimerla in modo forte all'altro, cioè io ripeto, questo io non lo so, non entro nella mente, non faccio la lettura del pensiero, sta di fatto che di fatto poi è come se fosse più libero di esprimere le sue emozioni, perché magari le sente meno forti e quindi si sente più... Comunque, cioè, ci sono dei cambiamenti e ci sono... c'è uno scambio. Quello che Paola sì, mostra è uno shift positivo, quindi quello che dici... Quindi è stata un'occasione utile, positiva comunque. Ecco, mentre sono emerse anche aspetti, e almeno a me personalmente, io sono abbastanza critico invece sull'utilità. No, ma poi dipende anche, cioè... ma è vero, se è successo questo. Quindi, c'è qualche... Abbiamo qualche minuto ancora, c'è qualche esperienza ancora? Un'esperienza molto particolare, ma non in mediazione, bensì in una simulazione alla competizione italiana di mediazione a Milano. A un certo punto le parti hanno chiesto al mediatore lui di uscire e hanno fatto separata di loro. Mi hanno lasciato per qualche secondo interdetto perché... No, però dico, beh sì, perché no, ho visto anche questo. Giusto, giusto, in separata. Avevano gli occhi neri dopo. No, dopo sono messi d'accordo tranquilli, però mi ha colpito questo. Scusi, può uscire per favore? Bene. Carlo, dimmi. Buonasera. Ciao Angelo. Ciao a tutti. Scusate, io sono stato, mi ero messo oscurato, però ho ascoltato parecchie cose. Eri qua da mo'. Ero qua, anche se voi mi vedevate nelle forme della collega Rosania, che devo dire, esatto. Fare una bella figura. E adesso cambio nome perché mi sono... Questi inganni, dov'è? Ma Carlo, te l'avevo detto di cambiare. È vero. No, è che ci sono due Angelo Santi. Come fate ad esserci tutte e due? Uno è molto meglio dell'altro. No, è un trucco.
trucco, dov'è qua? Cambia nome, eccolo qua. Maledetto. Io ovviamente sono onoratissima, ho detto certo, all'angelo quando mi ricapita, però insomma. Ecco qua, vai. No, io vi ringrazio, ho ascoltato e mi dispiace, non sono potuto intervenire prima perché avevo delle cose da sistemare nel frattempo, però ho sentito tante cose interessanti che condivido. Anzi, quando mi hai mandato l'invito per questa cosa, mi ha subito sollecitato l'argomento, perché poi sai che quando ci siamo visti anche a Modena, no? Ne abbiamo parlato abbondantemente di questa, di come liberarsi dalle sessioni private, però io non ci riesco, Carlo. Il problema è questo: io mi vorrei liberare, ma non ci riesco. Io guarda, sto dicendo questa cosa, se ti fa piacere. Sono nato facilitativo, sto crescendo valutativo e morirò trasformativo. Che, francamente, più tardi possibile. Però prima di morire devi iscriverti all'AMT. No, ma guarda, nel senso che l'idea del trasformativo mi affascina, perché io mi voglio liberare di un'ossessione di mettere d'accordo le parti, a un certo punto che facciano quello che gli pare, e certe volte da questo punto di vista metterle insieme, quello ti serve per farglielo capire, ecco. E per il resto, purtroppo, calandosi in realtà nella mia quotidianità, faccio una gran fatica. E ti dirò di più, non so chi lo diceva, forse Palma lo diceva prima, gli avvocati poi ci tirano dentro anche loro. Io addirittura ormai le riservate me le anticipano gli avvocati. Oggi mi hanno chiamato due avvocati per una mediazione di domani che dobbiamo iniziare, mi hanno chiamato tutte e due per dirmi, ed entrambi, tutti quanti hanno iniziato: sai, ti voglio dire una cosa che però non voglio che lo sappia il collega dell'altra parte. Capisci? Non devi dirlo. Ecco, quindi mi ci tirano dentro già le riservate, gli avvocati, perché non si parlano tra di loro, altrimenti non verrebbero in mediazione. Se si parlassero tra di loro si metterebbero d'accordo. Poi ho sentito, scusa, non conosco, l'ho vista di vista, forse ci conosciamo, la collega che sta con Mario. La Francesca King. Ah, ecco, ciao Francesca. Ciao. Mi pare che lei accennava, se non sbaglio, al rischio di manipolazione. Sì. Quella è la cosa che, francamente, mi dà un po' fastidio, perché mi avverto il rischio che il mediatore lo possa fare. Perché lo puoi fare te, per certi versi, anzi anche molto facilmente, ma per altri versi lo possono fare anche le parti in danno tuo. Quindi purtroppo le riservate c'hanno tanti difetti, ma io, Carlo, ancora non riesco nella cultura attuale della mediazione. Forse bisognerebbe, ecco, effettivamente questa cultura della mediazione trasformativa dovrebbe crescere un po' di più per poterla praticare di più. Non so se mi spiego. Io di sicuro sono stato molto affascinato, e lo sai, te l'ho detto in più contesti, e in quest'anno ho tratto molto di questo, però ancora la mia esperienza finisce per fare ampio uso delle riservate, inevitabilmente. Certo Angelo, ti capisco. Come dicevo, da un punto di vista pratico, quello che accade a me è quello semplicemente che non avvengono, non è raro, insomma, che le parti manifestino l'esigenza di, pure se io all'inizio dico, naturalmente, se avete voglia in qualsiasi momento possiamo fare una pausa, se qualcuno ha voglia di fare due parole con me da solo sono disponibile, e così via, quindi lo offro sempre all'inizio come una delle possibilità che le parti hanno. Di fatto poi non... In certe situazioni può essere più efficace una riservata oppure una sospensione e rinvio? Se vuoi una mia risposta è che non è un problema mio stabilirlo, nel senso che offrendo appunto la possibilità alle parti di autogestirsi, viene fuori naturalmente
ad un certo punto un momento in cui le parti dicono vabbè, adesso devo andare, che dite se ci vediamo, cioè si auto-organizzano. Noi in questo caso qui che qualcuno deve andare in udienza e via, ma proprio a un certo punto quando ti rendi conto che c'è una forte tensione, probabilmente la sospensione e il rinvio forse può essere più efficace della riservata, forse. Sì, se va bene a loro. Ah, certo. Certo, sì, sì. Non è un problema che mi pongo, ecco, come dire. Carlo, scusa, solo un'altra cosa che mi è venuta in mente adesso che tu dicevi che in effetti non è molto chiesto, cioè anche a me non viene quasi infatti, mai chiesto. Non è per cattiveria o bontà. Dicevi? Scusa. Carlo, no scusami, dicevo che effettivamente anche a me non capita spesso, molto molto raramente, no, che mi vengano chieste le sessioni separate, e stavo riflettendo che a volte col primo incontro, no, dove un po' così si spiega in cosa consiste la mediazione eccetera, io ho la sensazione che magari sia le parti che gli avvocati vengano appunto un po' convinti anche, dunque poi chiederemo la sessione separata eccetera, soprattutto gli avvocati, però nel momento stesso in cui si spiega un po' il nostro metodo, insomma, così in cui si svolgerà la mediazione, questa cosa poi venga superata un po' così in maniera naturale, no? Secondo me, se viene colto veramente il significato di mediazione, insomma, un po' così come viene inteso da noi trasformativi, vedo che passa in secondo piano, insomma, il discorso delle sessioni separate. Ecco, forse questa cosa l'ho verificata spesso. Bene, mi sa che dobbiamo chiudere perché è l'ora. Detto ciò, è stato un gran piacere. Vi auguro un buon inizio anno, non l'abbiamo ancora fatto. E alla prossima.